Rilanciare il ruolo della Sardegna al centro del Mediterraneo è l'obiettivo dell'accordo siglato tra Intesa San Paolo e il commissario straordinario della Zona Economica Speciale Sardegna, Aldo Cadau. Secondo le stime, le ZES possono impattare in modo importante su alcuni indicatori economici, incrementando il traffico portuale fino all'8-9% annuo e l'export del 4%. Tema chiave è accompagnare le aziende nel cogliere tali opportunità. Il protocollo d'intesa ha come obiettivi il supporto agli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese, come evidenziano Aldo Cadau e Massimo Deiana, presidente autorità sistema portuale del Mare di Sardegna. In un territorio importante di 2.700 ettari, questo territorio si potranno insediare e potranno realizzare investimenti sia le società che attualmente già operano nel territorio, sia nuove iniziative, quindi attraverso il marketing territoriale e l'attrazione di nuovi investimenti dobbiamo cercare di creare sviluppo e nuovi posti di lavoro. Si tratta sicuramente di una misura di vantaggio di cui abbiamo assolutamente bisogno e che fondamentalmente ci dovrebbe mettere in condizione di competere, se non ad armi pari, comunque con dei livelli di capacità concorrenziale superiore rispetto a quelli attualmente esistenti. Intesa San Paolo partecipa dal 2017 alla promozione delle ZES meridionali. Di recente ha rafforzato il plafond disponibile portandolo a 5 miliardi ed è in procinto di promuovere missioni all'estero con lo scopo di coinvolgere gli investitori internazionali. Stefano Cappellari, direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa San Paolo, e Massimo De Andreis, direttore generale SRM. Come Intesa San Paolo il nostro ruolo principale rimane quello di finanziare e sostenere sotto l'aspetto creditizio questa crescita. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione un plafond di 5 miliardi per le ZES, lo stiamo facendo per la Sardegna mettendo a disposizione un ulteriore plafond di 2 miliardi e 4 per le aziende sarde e per finanziare gli investimenti, ma crediamo che, essendo una banca di sistema, il nostro ruolo vada anche oltre e sia quello di mettere in connessione tutti gli stakeholders e gli attori di questa crescita. La Sardegna ha tutte le caratteristiche per diventare centrale, lo è già geograficamente, si tratta di intercettare una parte dei nuovi investimenti che si stanno rilocalizzando in Europa o più vicino all'Europa.